Al CFS di Sedico la visita dei vertici di Formedil Nazionale, ente che si occupa di formazione in ambito edile, ed è stata l'occasione per un proficuo scambio di idee e progetti con una dimostrazione da parte dei rappresentanti della scuola dei numerosi cantieri attivi sul territorio, dalle attività post-vaia a quelle che riguardano le prossime Olimpiadi e che coinvolgono operai altamente formati, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Per noi avere qui il Formedil è un motivo di orgoglio, perché il Formedil in questi anni sta lavorando molto bene su tutto il territorio. Crediamo che con loro si possano veramente andare a sviluppare ottime collaborazioni, anche perché il mondo dell'edilizia in questo momento è a forti cambiamenti quasi quotidiani, e quindi veramente noi crediamo molto in una collaborazione con loro, come crediamo molto che tutto quello che è poi la sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere monitorata e attenzionata sempre di più. La scuola edile, oltre ad occuparsi di tutti i corsi di sicurezza, svolge anche un ruolo a livello di formazione delle future, diciamo, generazioni di lavoratori nel settore edile, elettrico e termoidraulico. Quindi attualmente abbiamo 110 alunni nella nostra scuola, nelle sei classi che appunto seguono gli indirizzi di edilizia, ramo elettrico e ramo termoidraulico. Quindi con il percorso triennale lo studente raggiungerà la qualifica di operatore edile, tecnico elettrico idraulico, con il quarto anno il diploma di tecnico nel settore edile, elettrico o termoidraulico. Il nostro intento è quello di collaborare con il Formedil anche su poter sviluppare magari dei programmi che loro hanno già, in modo tale che tutti quelli che poi sono i corsi che vengono fatti in materia di sicurezza e prevenzione poi vengano magari inseriti tutti in un grande portale, in modo che poi in tutto il territorio nazionale sia possibile accedere a questi dati, che sono dati fondamentali sia per quanto riguarda la scuola, la sicurezza, ma anche poi per quanto riguarda la cassa edile, per avere anche un report su quello che è poi la sicurezza e la regolarità sia contributiva delle maestranze che arrivano nei cantieri nostri, perché l'attenzione in questo momento deve essere rivolta proprio anche verso i lavoratori e alle aziende che arrivano nel nostro territorio. Noi facciamo di tutto, perché l'impegno poi fondamentalmente è quello, per evitare infortuni sul lavoro. Proprio non voglio arrivare nemmeno a dire morti, già partiamo dagli infortuni, perché se l'incontro con Formedil, come si sta ragionando, serve a produrre una banca dati per verificare l'attuale stato dei lavoratori, dei corsi di formazione che hanno, per implementarli, questo per noi è un passo avanti per cercare di ridurre gli infortuni sul lavoro. Siamo migliori come statistica a livello di infortuni, perché abbiamo un alto tasso di formazione, e questa è dovuta anche agli accordi presi in cassa edile fra parte datoriale e parte sindacale, proprio perché abbiamo deciso di mettere in campo dei fondi per la formazione gratuita che offriamo a tutti gli operatori. Se vai su un posto di lavoro consapevole che ci sono dei rischi, ma c'è anche un modo come valutare il rischio, il pericolo, lo affronti diversamente. Sul nostro territorio abbiamo le opere infrastrutturali di Milano Cortina, quindi pista da bob, varianti, gallerie, quindi cerchiamo sempre di implementare il sistema sicurezza del settore edile, e quindi con il Formedil quest'oggi parleremo anche di patente del lavoratore, quindi intesa come patente che è digitale, che racchiude tutti i corsi dei lavoratori, in modo da dare la possibilità al lavoratore anche della provincia, ma anche che proviene da fuori provincia a lavorare nella nostra provincia, di avere a portata di mano la sua, diciamo, scheda personale di tutti i corsi che ha frequentato nel sistema delle casse edili in tutta Italia. Quindi
non ci stancheremo mai di implementare tutto ciò che riguarda il tema della sicurezza, quindi come CFS Belluno assieme al Formedil nazionale cerchiamo di mettere sempre in campo tutte queste iniziative per volte alla sicurezza del lavoratore ma anche alla sicurezza del settore. In scuola cerchiamo di dare allo studente che cosa? Quelle nozioni che lo porteranno poi a all'interno del cantiere a pensare non solo alla sua sicurezza ma anche a quella del suo collega, perché comunque i lavoratori oltre alle imprese, quindi tutti devono essere impegnati sul tema della sicurezza, ma il lavoratore è un attore principale della sicurezza per lui e anche per i suoi colleghi. Proprio la sicurezza sul lavoro, tema sempre più dibattuto nelle cronache nazionali, ha rappresentato un importante punto di discussione durante l'incontro tenuto dal direttore di Formedil ai ragazzi della scuola edile. Da parte sua, considerazioni più che positive sull'operato della realtà sedicense. Formedil nazionale è l'ente che sovrintende al lavoro che fanno tutte le nostre 117 scuole su tutto il territorio nazionale, ne abbiamo una per provincia, anzi di più, e chiaramente si occupa di dare indirizzo alle scuole su quello che riguarda sia la formazione professionale che la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi fa anche la formazione dei formatori che sono attualmente dentro la scuola. Oggi siamo venuti qui a Belluno a trovare una realtà importante che forma tanti ragazzi, è la scuola che forma più ragazzi del triennio e quindi per noi è da ritenersi un'eccellenza a livello nazionale. Siamo qui perché intensifichiamo una collaborazione già molto importante rispetto a dei programmi informatici che ci permetteranno una gestione più fluida delle informazioni dal centro alla periferia e dalla periferia verso anche gli organi di controllo e di ispezione. È una scuola che da sempre è un'eccellenza anche dal punto della, oltre che della formazione professionale, anche dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. Se pensiamo che gli enti pubblici ritengono la formazione della scuola di Belluno in particolare, ma delle scuole edili, una formazione di eccellenza e che pezzi dell'81-09, mi riferisco alle 16 ore mix, per esempio quelle sulle macchine, sono state scritte, diciamo così, a quattro mani tra il legislatore ed il Formedil. C'è un aumento esponenziale del lavoro del settore delle costruzioni, insomma, abbiamo avuto l'esplosione dal 110 ai bonus in generale, ma anche tutta l'attività del PNRR sicuramente hanno innalzato i livelli del lavoro e con quello, ahimè, anche quello degli incidenti. È chiaro che però i dati vanno letti perché altrimenti rischiamo di fare soltanto del sensazionalismo, quei soliti 3 morti al giorno, ma se non andiamo dentro a leggere che cosa sono quei dati e quali sono le soluzioni che noi possiamo portare, soprattutto perché la lettura fine a se stessa non basta, cioè la metà di quegli incidenti per esempio sono in itinere. Le soluzioni secondo me sono nella formazione, cioè la risposta ai morti sul lavoro è più formazione, ma soprattutto chi fa la formazione. Cioè noi siamo pieni purtroppo di enti che continuano a rilasciare certificati, la formazione non si fa e questo rende i nostri lavoratori molto vulnerabili e esposti a un rischio altissimo rispetto a quello che è un settore che potrebbe essere tranquillamente un settore con poco rischio. Io su questo mi sento anche da questo punto di vista di condividere un appello fatto soprattutto dalle parti sociali, che è quello di incrociare le banche dati, di dare ruolo alla bilateralità rispetto al fatto che secondo me se analizziamo bene i dati, prendendo quelle che sono le aziende seguite dal sistema bilaterale e quelle non seguite dal sistema bilaterale, secondo me nella lettura di quei dati potremmo avere grandi sorprese sull'incidenza degli infortuni in un caso o nell'altro. E la provincia di Belluno da qui al 2026 e anche oltre sarà interessata dalla realizzazione di diverse opere complesse e delicate. La pressione per il tempo che stringe non aiuta certo a creare un clima di tranquillità in cantiere, ma il direttore Macale a riguardo si dice ottimista. Se mettiamo in campo tutte le forze che abbiamo a disposizione, siano esse che provengono dal sistema pubblico, ma anche quelle che vengono dal sistema bilaterale, io penso che potremmo avere un
percorso che ci porta alle Olimpiadi tranquillo e senza incidenti. Da questo punto di vista faccio un esempio. Quando partì l'Expo di Milano, dai tecnici venne detto che quel cantiere avrebbe avuto almeno 4 morti rispetto alle lavorazioni che si sarebbero fatte rispetto alle statistiche degli anni precedenti. Noi in quel caso ci guardammo, ci mettemmo intorno a un tavolo tutti quanti e dicemmo che non era possibile accettare una realtà di questo tipo che ci vedeva già con 4 morti all'interno. Beh, mettemmo in campo tutti gli strumenti, mettemmo in campo i tecnici dei CTP, mettemmo in campo gli RLST, abbiamo messo in campo l'ispettorato del lavoro, le cose, e le imprese ci hanno messo tanto del loro, beh, quel cantiere è finito senza un morto alla fine ed era stato un cantiere importante che è durato parecchi anni. Ecco, io penso che se affrontiamo la sfida di Cortina e delle Olimpiadi nello stesso modo, facendo sinergia tra tutte le forze che in qualche modo intervengono su quel lavoro, possiamo concluderlo anche in questo caso senza gravi incidenti sul lavoro.